Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Wait Vape. Oggi vi portiamo un liquido che è atteso. È atteso perché è il liquido nuovo del migliore youtuber per quanto riguarda lo svapo in Italia. Burdel, del santone dello svapo. Io so che ci vorranno male un sacco di persone dopo questo video, vabbè. Allora, ci teniamo intanto a salutare il mega presidente galattico, sua santità. Sua santità il santone. No, allora, in realtà, quando abbiamo aperto questo canale abbiamo detto che saremmo sempre stati sinceri. E lo saremo anche in questo caso. Anche se mi fa un po' paura perché mi immagino già, però vabbè. Proviamolo prima, perché lui già paura perché dice se partiamo che non ci piace. Allora, il liquido dovrebbe essere una vaniglia custard con del tabacco. Io la vaniglia non la sento, il tabacco non lo sento. Quello che sento è un fastidiosissimo sentore che mi gratta la gola di spezia. Allora, e basta. Forse il titolo è azzeccato, perché burdel dovrebbe significare compagnia, no? L'hamburdel. Invece per me è proprio l'hamburdel. No, allora, io mi pare, se ci sto attento, una leggera, un tabaccoso, diciamo quelli secchi, asciutti, mi pare forse di sentirlo, ma è proprio un'impressione molto... No, allora devo essere sincero, la vaniglia non la sento, sono sincero. Cioè, il titolo di questo liquido è vaniglia, custard e tabacco. Secondo me, non so che quali sono tutte lo speziato che c'è, ma è un coprente. Non sento... No, gratta la gola, cioè ti fa venire dei colpi di tosse. Sì. No, allora, tenendo conto che stiamo svapando a zero, ma sembra quasi come se fosse un incotinato... Cioè, dà la sensazione, è la sensazione che di grattio in gola che dà la nicotina. Sì. Cioè, il cosiddetto, quello che noi diciamo, il colpo in gola che dà la... No, questo qua invece gratta. Però è a zero. Fammelo ridrippare un secondo. Io speravo che fosse un liquido molto buono, sinceramente, perché... Allora... Il tabacco mi pare di sentirlo un pochino. La vaniglia no, sono sincero. Non siamo da soli qua a registrare, c'è anche un amico che non viene in camera perché si vergogna, però provalo anche tu e dimmi un attimo cosa ne pensi. In realtà non lo diciamo perché ci guardano le nostre mogli, ma è una figa esagerata con due tette così. Sì, quando parla poi capite che si chiama Pablo. Sì, un po' in effetti il tabacco un pochino, vaniglia niente. Quindi qua, viene un po' di qua. Un po' fastidioso, sinceramente. Vero? I miei gusti. Anche lui conferma. No, allora... Allora, unico punto a favore di questo liquido è che senz'altro non è un liquido che vi fa ricordare qualcos'altro, perché ha un'impronta tutta sua. Sì, allora è unico, questo sì. Poco però è molto difficile anche da far apprezzare un liquido così, perché è un po' troppo particolare. È molto particolare. Allora, continuando a svaparlo di cattiveria, perché lo devo svapare... Quando butto fuori l'aria dal naso mi sembra di sentire una leggera nota di vaniglia. Ma il tabacco non riesco a sentirlo, ma veramente. O che ha utilizzato dei tabacchi che io proprio non li conosco, quindi non li ho mai svapati e quindi non li riconosco come tabacchi, ma io riconosco questa parte di speziatura che... No, più che altro non capisco, perché voglio dire, c'è già tabacco e vaniglia, non capisco l'idea della spezia. Ecco, questo non lo so. Beh ragazzi, non ho voglia di dilungarmi oltre, non è un liquido che mi piace, gli do 5,5. Cioè, se mi era piaciuto l'MK Ultra, cioè, il fatto che mi fa pensare che uno che conosce i tabacchi come Santone, che mi ha buttato fuori un MK Ultra, mi ha buttato la K47, uno che sa lavorare, voglio dire, ha fatto il croccantissimo, ha fatto il micidiale, buono anche quello. Questo, secondo me, o ha azzardato troppo, o la prima batch
di produzione non è uscita come lui l'ha studiato, perché mi viene da pensare anche quello, perché sinceramente uno che conosce i tabacchi, amante del tabacco la tacchia, come più e più volte ha dimostrato di essere amante di questo tabacco, cioè dirmi che questo è un tabaccoso, no, allora vaniglia, custard, tabacco, a me fa venire in mente la vaniglia e il tabacco, per assurdo io l'ho associato a lo spy sì. Che è il vecchio 007, sì. È un tabaccoso, capisco che è un tabaccoso, capisco che c'è della vaniglia perché ha delle note dolci e mi ricorda bene la vaniglia, e per me quello è un tabacco e vaniglia. Questo non, no, non lo so. Questo non so, poi, io non so fare l'aromatiera, non so creare liquidi, quindi non. Ma puoi sapere apprezzare. Beh, quello sì, allora non è un tabaccoso. Cioè non posso, non mi, nel senso, se non avessi letto che cosa hai dichiarato e mi avessero detto classificalo cremoso, tabaccoso o fruttato, io non so se ne venderò più di 5. Non lo so. Cioè proprio ti gratta. Ti gratta la gola. Un liquido alle spezie. Ma neanche, perché non mi ricordo neanche. Ma infatti non so neanche che spezia è. L'unica che mi sento di dire è la un pochino di curcuma, mi sembra. Vi dico io che ha copiato, perché l'ha detto. Sì, l'ha detto lui. No, nel senso, non mi veniva il nome. Io che continuavo a dire mostarda, dopo lui ha detto curcuma e ho detto sì, è curcuma. Effettivamente sì, ti può ricordare un po' quello. Però raga, io la curcuma in un liquido non ce la metterei. Però ragazzi... Sì, ma magari diciamo nel curcuma, ma magari sì. Non c'è neanche. No. Allora, raga, per me è un 5,5. Volete, se ve lo consiglio o no, svapatevi qualcos'altro. Chiudo. Secondo me è più buono l'MK Ultra mixato con il croccantissimo, come aveva detto di fare, ed effettivamente era un buon liquido tabaccoso da Cloud. Questo no, non me la sento di consigliarvelo, vi dico la verità, mi spiace. Non mi spiace, anche perché noi il Santone, il suo lavoro, noi lo stimiamo, abbiamo preso anche spunto da lui per tante cose, ma... Io spero che esca un video dove confermi il fatto che la prima batch del liquido non è uscita come l'aveva studiato. Perché se così fosse, mi chiedo dove è stato lo studio in questo liquido, perlomeno per i miei gusti personali, per quello che ci ha abituato con i vari allora, liquidi. Noi comunque già quando abbiamo aperto il canale abbiamo detto fin da subito, noi indipendentemente dal nome che porta al lavoro, noi facciamo il nostro così. Con sincerità. Del suo lavoro abbiamo provato ad elogiare, ad apprezzare certo. Tante cose. Questo non incontra la nostra approvazione, cioè non è... No. Tutto assolutamente qui. Per me è un 5,5. Fateci sapere anche voi al di sotto nei commenti cosa ne pensate di questo liquido, se siete d'accordo con noi oppure avete avuto sentite dei sapori che noi non riusciamo a sentire. Io per essere sicuro, prima di registrare questo video, ho contattato anche un altro mio cliente che l'ha acquistato l'altro ieri e gli ho chiesto cosa quindi ne pensava. Gli ha dato più maturazione rispetto a quella che noi ti abbia dato noi, quindi lui ha fatto le 48 ore, io ho fatto le 24, e mi conferma anche lui questo problema che fa venire da tossire, che gratta in gola, anche lui svapa a zero, quindi o tutte quelle che mi sono arrivate a me in negozio fanno parte di una batch uscita più male, una ipotetica batch, ipotetica lo metto, cioè, io perché col beneficio del dubbio, non so, però comunque raga no, non ve lo consiglio, mi dispiace. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto e alla prossima, ciao. E salutiamo l'uomo con le tette grosse. Ciao! Ciao, ciao!